L'idea di Barolo Boys nasce circa ormai 2 anni fa, nasce con l'idea di raccontare l'epopea di questo gruppo di giovani produttori che avevano fatto molto parlare di sé in Langa tra gli 80 e 90. Io sono delle Langhe, Tiziano Gaia poco vicino del Roero, conosciamo a fondo questo territorio e ci piaceva raccontare una storia che contiene in sé molti elementi, una storia di successo ma anche una parabola umana e di vicende umane. C'è un'ascesa velocissima, forse fin troppo veloce, poi ci sono, come in tutte le storie, ci sono degli attriti personali, ci sono delle questioni che fanno allontanare questa coesione di gruppo iniziale, quindi ci è sembrata una storia bella. Io devo ammettere che Tiziano me l'ha proposta lui per la prima volta, io ho accettato subito di fare questo film con lui, perché aveva il potenziale di una grande storia che per una volta non andava cercata in chissà quale luogo o realtà strana, ma proprio dietro casa, nell'angolo dietro casa, dove questi produttori avevano fatto una grande cosa. La guest star è Gio Bastianic, che si è prestato e che noi ringraziamo tantissimo per la voce narrante. È stata una cosa un po' improvvisata, nel senso che lui si trovava in vacanza in Italia, noi siamo andati a raggiungerlo in Trentino, 2 passi dalle piste da sci, e gli abbiamo catturato questo testo, questa voce off. Ci piaceva dare un tocco internazionale al film. Barolo Boys è un, così come la storia di questi produttori, è un termine che è stato inventato dagli americani, quindi ci piaceva che il cerchio si chiudesse, che fosse un americano che è diventato famoso in Italia come una sorta di legge del contrappasso, loro sono diventati famosi in America, ci piaceva che fosse lui a raccontare, a dare voce a questa storia. Poi vi sono anche nel film Oscar Farinetti, Carlo Petrini. L'idea era non tanto quella di collezionare volti noti, ma di sentire che cosa avevano da dire dei personaggi che sono molto coinvolti nel vino, nel mondo del vino italiano e delle Langhe. Carlo Petrini con il movimento Slow Food ha visto nascere, e anzi direi che ha appoggiato fortemente la nascita dei Barolo Boys, e Oscar Farinetti sicuramente ne rappresenta, almeno dal punto di vista commerciale, adesso forse non bisognerebbe dirlo a lui, ma ne rappresenta un po' l'erede, c'è stato quasi un passaggio di testimone. Oggi grandi imprenditori come Farinetti si avvicinano a un mondo che una volta invece era fatto di piccoli contadini. Prima dei Barolo Boys in Langa c'erano piccoli contadini che a malapena riuscivano a campare del proprio prodotto, oggi non è più così. Continueremo a farlo circuitare nei cinema indipendenti, nei cinema d'essè di tutta Italia. Abbiamo pronto il DVD in italiano e in inglese, che è già prenotabile fin da ora in versione normale e in versione deluxe, con tutti i vari extra, bonus, backstage, sul sito www.baroloboysthemovie.com, in streaming sempre prenotabile online sul nostro sito, e diversi festival dalla California alla Croazia hanno già preso e fatto visionare il film, e a novembre la tanto attesa trasferta negli Stati Uniti, una settimana di appuntamenti molto fitti, molto intensa nella Grande Mela, con i produttori al seguito, proiezioni, degustazioni, faremo una sorta di reunion dei Barolo Boys a 30 anni di distanza dal primo viaggio negli States.